un importante servizio della comunità che torna a vivere, un contributo significativo, 1,8 milioni, quindi interventi che hanno permesso di ritornare alla normalità. I servizi tornano, le persone tornano e questo è il contributo più importante che si può dare alla ricostruzione. Sapere che questi impianti permettono di movimentare persone, dare un linfa vitale all'economia, è il pilastro su cui si ricostruisce la comunità. Su Acqua Santa ci sono poi altre cose che verranno fatte altrettanto significative, con l'obiettivo di uscire dal terremoto meglio di come si sia entrati, avere strutture ancora più belle, riqualificate, disponibili e ampie. Struttura privata, convenzionata e per quanto riguarda i servizi di natura sanitaria e come sono un po' in generale il sistema termale nelle Marche, che uniscono turismo, benessere e salute. Ancora ci sarà tanto da fare, da investire, per ogni segno, ogni cosa che torna è un messaggio positivo a tutti, a chi deve finire di mettere a posto il proprio edificio, chi ancora deve partire con la richiesta, ma quello che racconta è che ci si può arrivare. Se c'è riuscito chi ha investito una cifra così importante, figuriamoci tutti gli altri, quindi è lo stimolo per ognuno per fare un passettino avanti.